Sarà autorizzata 5 giorni alla settimana la caccia agli ungulati in Toscana nel tentativo di contenere numericamente gli esemplari, la cui concentrazione nella nostra regione è 4 volte superiore alla media nazionale. È infatti la regione europea con il maggior numero di ungulati, inferiori solo ad alcune zone dell'Austria. Se ne stimano infatti complessivamente oltre 400.000, con circa 200.000 cinghiali ed altrettanti caprioli. A questi si aggiungono circa 8.000 daini e 4.000 cervi. La caccia agli ungulati sarà dunque possibile da parte ovviamente dei cacciatori abilitati per 5 giorni alla settimana, esclusi il martedì e il venerdì, da adesso fino al 18 settembre e dal 1 febbraio 2017 fino alla riapertura della stagione venatoria, sempre entro i limiti numerici dei capi assegnati. Lo ha deciso la giunta regionale che, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alla caccia Marco Remaschi, nella sua ultima seduta ha approvato un'apposita delibera necessaria a garantire una maggiore efficacia all'attività venatoria da parte degli oltre 10.000 cacciatori di selezione. Con questo provvedimento, spiega l'assessore Remaschi, continuiamo nell'opera di attuazione della legge obiettivo per il contenimento degli ungulati, approvata nel febbraio scorso, grazie alla quale abbiamo iniziato a mettere in atto le prime azioni di controllo che stanno partendo nelle province. Da metà maggio ad oggi sono state emesse quasi 300 autorizzazioni all'abbattimento per 1 migliaio di interventi in corso di attuazione. Certamente, aggiunge Remaschi, alcuni meccanismi vanno messi a punto, ma stiamo mettendo in campo tutte le forze utili per rispondere alle numerose richieste di intervento che ci sono pervenute da agricoltori e cittadini.